Ultimo appuntamento finalmente di questo terribile spettacolo che sta andando ininterrottamente in onda da metà agosto, questa stagione di cui avevo previsto vita, morte e miracoli sin dalle amichevoli estive, e sono contento di aver avuto tutto il mondo contro durante questo periodo, perché sapevo che prima o poi le cose sarebbero venute a galla e così sono state. Non cerco di soffermarmi il meno possibile sul passato, dobbiamo fare questo sforzo di guardarci queste ultime tre partite, dove non ci saranno big match, ma visto le partite buttate via quest'anno, giocare big match o meno per il Milan è diventato praticamente indifferente, perché abbiamo visto buttare via punti contro il Genoa, contro il Lecce, contro la Salernitana che è già retrocessa, abbiamo visto buttare via punti contro il Monza. Quindi una volta c'era la discriminante big match o no, questa stagione per quanto riguarda il Milan big match non big match è un appellativo totalmente inutile, perché abbiamo visto fare cose che io avevo previsto sarebbero successe, ma che ho sperato fino all'ultimo il vento cambiasse prima che succedessero. E quindi siamo, ripeto, l'ho già detto contro il Genoa, nulla di nuovo, noi siamo qua oggi a commentare niente, noi siamo qui oggi, saremo qua sabato prossimo alle 20.45 che ci sarà Torino-Milan, partita tostissima quella, e ripeto, oggi siamo qua a commentare proprio del sano nullismo, perché nessuna delle due squadre si gioca niente, quindi anzi forse penso siano molto più motivati del Milan. C'è chi continua a dire che il secondo posto e continua a dire che il secondo posto non è un trofeo, non è qualcosa di cui andarne fieri, non è qualcosa da tenere a mente, perché ragazzi il secondo posto, se ti chiami modestamente Bologna, lo puoi festeggiare come se fosse vinto la Champions League. Se tu ti chiami Milan, il secondo posto, soprattutto vedendo ciò che ha fatto negli ultimi anni, è una presa per il culo, soprattutto visti gli investimenti che sono stati fatti per quanto riguarda l'organico dei giocatori, purtroppo investimenti che non sono arrivati per quanto riguarda lo staff. Sapete a cosa mi riferisco, non allarmatevi, non cominciate a tirare fuori quello, perché fino a fine stagione il nome del nuovo allenatore non lo sapremo mai. Godiamoci questi 270 minuti di merda, di schifo, di ribrezzo che mancano, e poi con le mani e col culo soprattutto, ciao. Sapete benissimo a chi mi riferisco. Si inizia, parte Giroud, madonna, che barzelletta vedere il campo di calcio per queste tre partite, anzi in realtà tre perché sono quelle che rimangono, ma 5-6 considerato quelle che abbiamo già superato emotivamente. Sapete cosa? Oggi mi aspetto una bella prestazione dal Milan, a parte tutto. Gioca col 4-3-3, che è il modulo che secondo me avrebbe funzionato tutta la stagione, con più densità a centrocampo. Io sono convinto che oggi Milan farà una bella partita. Dai, è uno ragazzi. Però non abbiamo ancora preso gol dopo 5 minuti. Da incorniciare questa cosa, eh? Il problema è che cognomi delle mamme non... a sfruttare gli spazi quando magari anche lo inquadrassi non capirei. Giocoese dentro per Kalulu, cerca col tacco, mezzo cross con il tacco, cross col tacco, ragazzi, FIFA Street, scuffetti in porta, pensate un po' voi, scuffetti in porta. Giocoese Kalulu, sei a scoppio ritardato, ragazzi, non c'è una cazzo di comunicazione, non c'è un gioco, non c'è un'intesa, non c'è nulla, i giocatori non sanno cosa fare, ma non lo vedete che non lo sanno, non c'è un cazzo, quello deve crossare, quello non sa se sovrapporsi o no, poi gli arriva la palla, forse sì forse no, ma lo vedete che è palese che non c'è un senso logico, che i giocatori si passano la palla perché vedono uno con la maglietta uguale alla propria, ma non sanno che movimento fa, può fare, può non fare, raga.
Florenzi, Ciucuezzi, chi la manderà in tribuna? Florenzi. San Siro, poi Florenzi. Appunto. Col destro che però non si abbassa. Palla sul fondo. Il che Genoa. Prevedibilità, ragazzi. E l'ho già detto contro il Genoa quando abbiamo preso gol. Che prevedibilità. Calcio d'angolo. Sul secondo palo, Giro non la prende. C'è Ciao. Gabbia. Gabbia, Giro mette Giro. Il corpo. La palla arriva però troppo. Ecco il mio commento. Dalle parti di Scuffette. Tre tocchi in area del Milan. È tutto. Ecco il commento della partita finora. Milan che quest'anno questo riassume tutto. Benasser. Calulu, ragazzi. Troppo corto. E allora occhio a Luvumbo. Dai che è partito Luvumbo, dai! La porta Luvumbo. Eccolo! Madonna Luvumbo, che cazzo combini? Che cazzo, ma mi pari Leao, ma che cazzo combini? Hai mandato a puttana un contropiede. Proprio la dedica a Leao hai fatto, palese, precisa. Dai. Punta Luvumbo, sposta il pallone, rientra Florenzi, riesce in qualche modo a stoppare l'azione. Luvumbo calcia comunque, ma trova peccato. Peccato. Peccato ragazzi, peccato. E dai, giallo per Bennacer, fallo totalmente inutile, fallo da portatore di palla veramente. C'ho parole, ragazzi. Quando Pioli chiede a Musa di stare quando dentro, Pioli non deve chiedere niente. Pioli è meglio che non chieda, se no fa dei danni. E vola il secondo giallo. Gabbia, Ale, un tiro in porta, due cartellini gialli. Pioli, ragazzi. Pioli. Giura sua terra rendersi da Florenzi. Ancora Pulisic, tre potenziali marcatori su di lui, è libero Reinders entro Ciucuese. Morbido per Ciucuese, Pulisic da fermo, prova a crossare, è murato, esce bene Scuffette, palla in porta, la spinge Ismael Bennacer e il Milan sblocca la partita dopo 35 minuti con l'algerino che si trova al posto giusto, nel momento giusto dopo il rimpallo e segna così. Il gol più brutto e casuale mai esistito sulla faccia della terra, però andiamo avanti. Cioè ma mi spieghi Reinders cosa cazzo esulti? E' lì come un mongoloide così, ma sei... Hai fatto una stagione di merda, non te, la tua squadra e in primis il tuo allenatore. Mi spieghi cosa cazzo esulti? Per l'1-0 col Cagliari, cosa esulti? Abbiamo collezionato una figura di merda dietro l'altra, cosa esulti? Ma vaffanculo. Entusiasmo alle stelle, cazzo. Ma vaffanculo, vai. Damo col cross. Va fuori Bennacer, colpito Pulisic. Coglie Pulisic. Gli tagliava davanti Florenzi con la frustata destra e palla larga. Che bello, madonna, calcio spettacolo. Pare di vedere la serie di Bulgara, ragazzi. Problemi per Ciucuezzi, pensa un po'. Pensa un po', problemi per Ciucuezzi che ha toccato letteralmente tre palloni. Va bene, ci vediamo per il secondo tempo di sto schifo. Inizia il secondo tempo di sto schifo. Già. Gabbia, migliore finora. Fuori dal campo. Vabbè, so che dì. Ha tenuto il signor Ciao. Fuori Giroud, fuori Giroud. Vabbè, che cazzo vi devo dire. Si batte, ragazzi. No, Zirkzee non lo voglio, sia chiaro. Poi spiegheremo il perché. Dai, due partite e mezzo a liberazione. Forza. Noi della resistenza ce la faremo. Apertura a sinistra su Christian Pulisic. Dentro Musa e Okafor. Pulisic. Cross che arriva secondo palo. Leao prende la traversa. Dopo tre minuti e mezzo del secondo a destra. L'incursione di Leao, che però non è fortunato. Sono lo spunto di Pulisic. A porta vuota, ragazzi. Non era facile a perché gli porta vuota. Vuota. Contropiede. Andrà a puttane pure questo. Appunto. Subentra da dietro ancora Yunus Musa. Ragazzi, non riusciamo a concretizzare un contropiede contro il Cagliari, ma veramente dove pensiamo di andare? E meno male che la stagione è finita. Ma giocate bendati. Ma giocate bendati, ragazzi. Fate prima! Nandes al cross. Nandes. Sul secondo palo, Shomurodov. Portiello, gran parata. C'era offside. C'era offside, ma che cosa aveva fatto? Tra un po' si piglia gol da Shomurodov, ragazzi. Proprio sarebbe stata l'umiliazione fatta in persona. Peccato.
poi palla fuori, Prati col destro, Sportiello con la manona destra a mettere in calcio d'angolo. Sì, altra già risposta importante di Sportiello. Prati bravo già qui a farsi trovare già dentro linea. Già, poi già, tra un po' si piglia gol dal Cagliari, che in realtà abbiamo già presi due quest'anno di gol dal Cagliari, quindi insomma non c'è due senza tre. Il clean sheet per il Milan è una cosa troppo rara per poter succedere, quindi tranquilli. Già tre occasioni il Cagliari, una vera fuori gioco. Ragazzi, ha avuto più occasioni il Cagliari in 5 minuti che Milan in tutta la partita. No, questo è un dato frequentissimo questa stagione. E parte Leao, va in profondità Leao. Pulisic, palla deliziosa, Pulisic davanti alla porta, Pulisic 2-0 del Milan, la ripartenza facile contro il Cagliari, è facilissimo. Vate a farlo contro 584 altre squadre con cui avete voluto per forza buttare via punti. Facile contro il Cagliari. Che schifo ragazzi. A me sta veramente di presa per il culo. Mi dispiace dirlo, ma mi sta proprio di presa per il culo questa. Facile così, facilissimo. Che merda. Che schifo. Che vomito. E se lo prendessimo su punizione? Non so, c'ho questa, questo kink che potremmo prenderlo su punizione al 62esimo. Ricevuto molto folto davanti a Sportiello e davanti a Deiola. Vediamo un po'. Parte con il destro Deiola. Sportiello risponde, poi sinistro di Obert. Bloccala! Nulla. Sempre Sportiello, sempre sul pezzo. Ovviamente Luvumbo che rimane a metà tra Ciao e Florenzi. Cross di Zappapello. Lo sapevo ragazzi. Di Nathan Nandes. Lo sapevo ragazzi. Era ovvio. Era ovvio, ma secondo voi lo facevamo il clean sheet? Ovvio che no. Abbiamo preso gol pure dal Cagliari. È incredibile. Cioè non riuscite a stare mezza partita senza umiliarvi. E adesso non mi stupirebbe facessero pure il 2-2, raga. È assurdo. Cioè, boh, veramente. Non c'ho parole. Ma perché non esulti? I bambini di 5 anni che vengono sotto i video. Perché non esulti? Hai gol del vantaggio. Che tifoso sei che non esulti? Che tifoso sei che esulti te davanti a sta roba? Ma che tifoso sei te che vai allo stadio a vedere sta roba? Non segnava da ottobre Nathan Nandes, ragazzi. Da ottobre. Siamo a maggio. Da ottobre. Fantastico, perché tre partite contro il Cagliari ce l'avessimo fatta a fan clean sheet. Uno, non tre. Uno, raga. Niente, neanche anche in Coppa Italia. 4-1. Abbiamo dovuto prendere gol da Azzi. Dio mio. Corre anche Teo Hernandez. No, Teo Hernandez. Vada Teo. Teo Hernandez in area. Teo ancora tocco di ritorno. L'intenzione era tornare proprio da qua in Leao. È tornato il Cagliari. E ha chiuso il calcio d'angolo. Bennacer, Leao. Teo Hernandez. Arrivano anche Tomori e Ciao. Ci prova Renders. Stupendo. Stupendo destro. Vabbè, ci ha provato 600 volte da settembre a ora. Sarà anche l'ora magari. Che gol che ha fatto Tijani Renders. Ma vaffanculo. Tutta la società di merda e soprattutto quel cazzo di Pioli. Oh, entra Paolo Azzi, il killer. L'angolo, dai, prendiamo da calcio d'angolo, dai. Incontro al compagno, la battuta in porta. Sportiello para e poi rimpallo, traversa, confusione totale. Milan si salva, Shomurodov. Madonna. Palleggia, rovescia, c'è Jerry Mina che combatte. Che schifo. La palla non esce. Che schifo. Gigantesca occasione per il Cagliari. Che schifo. Fa ripartire un compagno. Oh, figurati ragazzi. La Padula proprio mutandua. Fermato Ristagno, Bennacer, palla illuminante per Leao che può galoppare. Va Leao con lo scuffetto. Leao lo salta a Raffaele. Leao 50 metri di corsa verso la porta. L'avesse fatto più volte. L'avesse fatto più volte. Tutte le volte che si è inciampato, è cascato, l'ha buttata fuori, si è fatto recuperare. Utilissimo adesso. Facile la terz'ultima di campionato. Sono buoni tutti la terz'ultima di campionato a farlo. È entrato Pobega. Tanto di cuore alla mamma. Pobega. Ancora per Leao. Si è tenuto il Milan. Leao qui esagera. Ha cercato il lob su scoffetta che l'ha capito, ha parato. Dritto per dritto, era troppo difficile.
sì, anche con degli ottimi ingressi, eh. Okafor, bicicletta, poi parte cross, Okafor, Pulisic, stop. Adesso il destro, salvato da Jerry Mina, vediamo l'orologio, fibra e gol. Cristian Pulisic, 5-1 del Milan all'87esimo. Sempre la terz'ultima di campionato le fate ste goleate, quando servono nel mezzo della stagione a un gol vi fermate, è brutte merde. Può controllare, calciare in diagonale, però intanto siamo secondi a meno 20 punti. Questo, siamo usciti dalla Champions League con un girone totalmente abbordabile. In Coppa Italia abbiamo fatto la figura peggiore che si potesse fare, però bisogna esultare per 5-1 contro il Cagliari. Ok, ma ci avete pure il coraggio di cantare. Ma vaffanculo, vai, ma vaffanculo. Cantano, capito? Cantano questi, cantano. Un mese e una settimana senza vincere. Che schifo. Fuori gioco. Finisce qua la partita. Finisce il terz'ultimo strazio di questa stagione. Ne rimangono due. Rimangono ancora due calvari di merda alla fine di questo scempio. Uno a Torino e uno in casa con una squadra già retrocessa, che magari chissà che partita scintillante che sarà, vista l'andata soprattutto. Ci vediamo ragazzi con la solita programmazione del canale. Ci vediamo con la meravigliosa Torino-Milan sabato prossimo. Ciao.